Sono Simone Capra di Start, insieme ai miei soci Claudio Castaldo, Dario Scaravelli e Francesco Colangeli abbiamo presentato in Mondo Italia il progetto Il Fantasma del Nolli, che è in qualche maniera la storia dell'ospedale abbandonato San Giacomo di Roma. Abbiamo presentato questo progetto in biennale perché nelle intenzioni di Mondo Italia c'è la volontà di raccontare il paese attraverso 40 architetture altamente simboliche dello stato corrente dentro la crisi del nostro territorio, e per questo abbiamo proposto la storia di questo ospedale, la seconda istituzione del welfare più antica di Roma, 1339, dismessa dopo 600 anni di esercizio e attualmente è stata d'abbandono, un pezzo di patrimonio storico della città e della storia dell'architettura occidentale dal Rinascimento al 1800, passando per il neoclassicismo e il barocco, e che vede l'intervento di architetti come Antonio Sangallo, Carlo Maderno, Antonio De Rossi, Francesco da Volterra, interventi di pittori e scultori. Questo grande complesso abbandonato al centro di Roma, all'interno del Tridente, dietro Piazza del Popolo, pone per noi tre questioni principali. Uno, che cosa ne facciamo del nostro patrimonio storico-artistico e se questo è solo un problema di restauro e invece non sia qualcosa che noi utilizziamo completamente per riprodurre la nostra società, le nostre forme di vita e le nostre modalità di stare assieme. La seconda questione è il destino delle istituzioni del welfare, perché dal 2001, che è l'anno delle prime cartolarizzazioni con SCIP 1, la rete diffusa delle istituzioni del welfare sul nostro territorio è stata mano a mano dismessa per poter ricapitalizzare il nostro Stato. Il terzo tema che introduce questa questione delle istituzioni del welfare è l'identità della città europea. La città europea si struttura, come ben sappiamo, intorno al 1000, intorno alle grandi istituzioni pubbliche. Se è vero che la città europea struttura il suo tessuto di residenza e il suo tessuto di piccolo commercio e attività privata intorno a queste grandi istituzioni, che cosa succede al nostro continente se noi decidiamo di dismettere queste relazioni di prossimità nel confronto con le altre grandi città cinesi, piuttosto che le grandi città sudamericane impostate sulla superquadras o la città americana che ben ci hanno raccontato da Learning from Las Vegas in poi. Quest'unico edificio abbandonato al centro di Roma riesce a raccontare nel suo essere rovina queste tre questioni assieme. L'installazione è raccontata come una grande macchina scenica barocca, se vogliamo, siamo a Roma, dove ogni elemento metaforico allude a una questione. Poi ci si entra dentro e dentro è raccontata una storia con i contributi scientifici, di economisti, di medici, di storici dell'arte, di giornalisti che si sono battuti e hanno affrontato la questione dell'ospedale San Giacomo. Per fare questo lavoro ci siamo avvalsi di un nutrito supporto di intellettuali che ci hanno sostenuto nella promozione per tentare anche di riaprire a livello di dibattito democratico la questione del San Giacomo, Rodotà piuttosto che Achille Bonitoliva, gli artisti Marco Tirelli e altri sono stati testimonials di questa campagna, e allo stesso tempo alcune imprese, alcuni sponsor hanno sposato questa causa e sono stati i nostri partner, primi fra tutti il Artexa, che è una grande impresa del Made in Italy e che ha rappresentato il tappeto del Nolli. La mappa del Nolli racconta per la prima volta, tagliando la città al piano terra, il rapporto che c'è tra lo spazio nero del privato e lo spazio bianco del pubblico. Metterlo per terra, in qualche maniera farlo calpestare e dissacrarlo, voleva un po' raccontare di invertire questo rapporto iconico tra la mappa e l'ospedale, far diventare l'ospedale un'icona e la mappa invece uno spazio dissacrato.